E buonasera, ben trovati in diretta amici di Pistoia Sport Live, sempre qui live come ogni lunedì sera dagli studi di Medcare a Pistoia. Come sempre un parterre pieno di ospiti, tanti argomenti, non perdiamo tempo, partiamo subito perché stasera veramente abbiamo tante cose di cui parlare, facendo prima un recap del weekend ma guardando anche al futuro, perché Pistoia in settimana andrà a giocarsi le Final Eight a Torino, insomma una competizione che la squadra di coach Brienza si è guadagnata sul campo. Andremo ad analizzare questo e tanto altro con i primi ospiti di questa sera, partendo dalla mia destra Alberto Alfieri della redazione di Pistoia Sport. Ciao Alberto. Ciao Giacomo, buonasera a tutti. Paolo Morici della Tecnica, ciao Paolo, benvenuto. Buonasera a tutti. E Chiara Tosi dello studio odontoiatrico Tosi, benvenuta. Ciao, buonasera. Allora, partiamo dall'inizio, come tutte le settimane, partiamo da Pistoia, che esce sconfitta dal parquet di Venezia. Ha avuto un assaggio la squadra di coach Nicola Brienza di quello che sarà l'ostacolo. È stato un assaggio, però chiaramente saranno due partite diverse dal punto di vista dell'agonismo, probabilmente. Beh, credo che tutti sperino che siano due partite diverse, visto come è andata quella di ieri. C'è da dire innanzitutto che Pistoia ha giocato contro una delle squadre più forti della Serie A, quindi vincere al Taliercio sarebbe stata veramente una impresa vicina a quella poi fatta al Forum, per esempio. Venezia è una squadra fortissima che si è anche rafforzata rispetto a quella che Pistoia affrontò e batté anche all'andata, e quindi innanzitutto c'è da dire che bisogna dare grossi meriti alla Reyer per quello che ha fatto ieri. Ha giocato una partita eccellente, specialmente in difesa, sempre molto aggressiva, una squadra molto fisica che ha messo in difficoltà Pistoia dall'inizio alla fine. Di contro sicuramente ci si aspetta, credo che Brienza lavorerà proprio su questo, una squadra più concentrata, più aggressiva, più vogliosa anche di vincere rispetto a quella di ieri, che è sembrata a tratti un pochino scollegata. Sicuramente affrontare una squadra come Venezia porta anche a perdere delle certezze, e quindi sicuramente da quel punto di vista lì ci vorrà una Pistoia differente, però credo che insomma l'allenatore sappia toccare i tasti giusti. Credo che vedremo una Pistoia sicuramente più arrembante, e la vetrina poi della Coppa Italia, della Final Eight a Torino, anche quella è uno stimolo in più che sicuramente ci farà vedere una squadra diversa. Assolutamente, squadra diversa sia quella biancorossa che quella orogranata. Paolo, tu ieri eri a Venezia, hai visto la partita, che sensazioni ci sono state live? Ma io concordo con quello che è stato detto ora, perché ieri sera ci aspettavamo tutti una partita un po' più veloce, però mi auguro che sia stata un po' una tattica per non scoprire diciamo i nostri segreti per andare a fare una bellissima Coppa Italia. Quindi dici Brienza ha detto in ogni luogo, in ogni lago puntiamo ai due punti in campionato, ma poi in realtà ha nascosto le carte in campionato per vincere in Coppa. Sì, anche perché per Pistoia credo che sia una grandissima occasione questa qualificazione alla Coppa Italia. È una vetrina enorme, è una cosa che non ci aspettavamo minimamente a inizio stagione, perciò mi auguro che venga valorizzata al massimo e sono sicuro che succederà. Ecco Chiara, parlando proprio di questo, collegandomi a quanto diceva Paolo, ha detto nessuno se l'aspettava probabilmente il risultato delle Final Eight. Mi immagino la squadra per prima, abbiamo avuto Angelo Del Chiaro come ospite e ha detto è stata una soddisfazione, ma non ce l'aspettavamo. Pensi che l'ambiente, poi arriveremo a parlare anche di te, del consorzio, abbia influito anche, perché comunque quest'anno intorno alla squadra si vede tanta positività? Beh sì, sicuramente. Sicuro. È chiaro che è anche il gruppo stesso, cioè comunque i giocatori, vabbè l'allenatore stesso, però anche i giocatori comunque sono molto uniti, hanno creato un bel gruppo e quindi anche questo ha permesso comunque una crescita, insomma, il fatto che la squadra sia arrivata dove era. E poi effettivamente sì, c'è tanto seguito e sì, sicuramente ecco, questo ha aiutato molto. Tu col tuo studio fai parte del consorzio, sì, con lo studio Tosi. Ecco, quanto pensi anche proprio il consorzio stesso, con gli eventi, con la rete di commercianti che c'è all'interno del consorzio, faccia, al di là di quello che poi è istituzionalmente, però anche proprio nel morale dell'ambiente Pistoia Basket? Beh, sicuramente aiuta, perché comunque non dimentichiamoci che anche comunque i giocatori sono ragazzi giovani che comunque vengono in un ambiente nuovo, e quindi il fatto di trovare comunque anche delle figure, un consorzio, comunque qualcosa che li accolga e che permetta appunto di presentargli la città, di presentargli comunque tifosi, insomma è una cosa sicuramente che li mette anche a loro agio e niente, insomma, è questo. Serve, sì, serve, sì, tanto, sì, ecco. Sì. E dal tuo punto di vista
vista invece, ecco, qual è il rapporto tuo col tuo studio, col consorzio, quant'è che sei dentro e qual è la tua idea sul consorzio? Vabbè, io nel consorzio ci sono da tanti anni, insomma sono stata una delle prime consorziate, l'ho fatto prettamente per passione, perché è una passione del basket, insomma da tanti anni, e niente, il consorzio è una bella realtà. Ora io sono un pochino una cosa un po' diversa, perché sono una libera professionista, insomma il consorzio è formato più che altro da imprenditori, però è una realtà molto bella perché permette comunque, a parte il fatto di conoscere delle figure nuove, delle persone nuove, ma comunque di avere tanti scambi anche a livello lavorativo, ripeto, per me magari un pochino meno, però per altre realtà ecco, ho sentito comunque che hanno avuto possibilità anche di interagire tra di loro, sia da un punto di vista lavorativo, poi appunto anche di amicizie, di tutto che quello che fa, cioè, tanto, insomma, che certo, poi si collega con tutto. Certo. E c'è scritto dietro di te, insomma, c'è il banner del consorzio scritto insieme, facciamo rete, quindi credo sia un messaggio. Ecco Paolo, anche tu con la tua tecnica, piano piano all'interno del mondo biancorosso, Pistoia Basket, del mondo cestistico, stai entrando piano piano ma a grandi passi. Che ambiente hai trovato? Che terreno hai trovato? Ma io l'ho detto dalla prima presentazione che c'è stata della nostra azienda proprio al Palazzetto di Pistoia. Il Pistoia Basket è una squadra molto simile alla nostra azienda. Tutti ragazzi giovani, tutti motivati, è un bellissimo gruppo. E non nego che avevamo cominciato proprio per gioco e ci stiamo appassionando. Abbiamo anche degli ottimi ritorni d'immagine per la nostra azienda, perché naturalmente con la promozione in A1, con la qualificazione in Coppa Italia, il marchio sta girando molto, è la cosa più importante che può succedere dopo una sponsorizzazione fatta a questo livello. Ecco. Assolutamente, e parlando della T-Tecnica appunto e del tuo profilo, non gira solo sui campi di pallacanestro, gira anche sulle macchine, mi sembra di aver capito, insomma, come sta andando, che obiettivi hai per questo 2024? Sì, con le macchine io ho sempre corso, ho 46 anni, da quando ho 19 anni che corro in macchina, che faccio rally, ora ho il team tutto mio che facciamo le gare. Non seguiamo un campionato preciso, ma seguiamo le gare che più si addicano alla collocazione dei nostri clienti in giro per l'Italia e non solo, per far vedere il nostro marchio, per fare squadra. Come facciamo anche col Pistoia Basket in tutte le partite che sono sul territorio nazionale. Assolutamente, e a proposito di territorio nazionale, Alberto, torniamo a quella che è la Coppa Nazionale, tra poco andremo a vedere anche il tabellone, anzi no, prima di parlare di Final Eight chiudiamo l'argomento Venezia in toto, perché poi passiamo veramente alle Final Eight, andiamo a sentire un piccolo estratto della conferenza di Brienza che è andato un po' a confermare quello che è il nostro pensiero in studio. Va dato grande merito. Quindi è la base su cui dobbiamo discutere e dobbiamo essere molto più attenti. Dopodiché abbiamo il piacere, ci siamo guadagnati le Final Eight, ci siamo guadagnati il rispetto degli avversari perché abbiamo fatto delle belle cose nel prima parte di stagione, però noi siamo sempre Pistoia e non dobbiamo dimenticarlo, perché altrimenti poi passa il messaggio che viene a Venezia gioca allacciata, però abbiamo perso. Cioè, Venezia è una cavolo di squadra. Per cui noi dobbiamo fare sicuramente meglio, possiamo fare sicuramente meglio, dobbiamo limare tutto quello che è limabile, ecco, però poi ci sono anche i valori in campo e ci sono anche gli obiettivi e ci sono anche i roster. E questo è il pensiero di coach Brienza, dunque, insomma, è quello che dicevamo un po' prima, Alberto. Sì, chiaramente Pistoia deve poter fare di più, perché comunque non è stata magari la miglior partita stagionale dei biancorossi, però è chiaro che poi davanti hai una squadra costruita per vincere come Venezia per una doppia competizione, insomma è chiaro che si può far ben poco quando questi giocatori iniziano a girare, e coach Brienza lo ha detto anche la settimana scorsa giocando contro Milano, chiaramente quando Shields mette due bombe del genere la partita poi non può che prendere i binari di Milano. Detto questo, andiamo a vedere il tabellone delle Final Eight che prenderanno il via mercoledì 14 a Torino. Pistoia impegnata subito il primo giorno, ore 20:30 contro la Reyer Venezia. Che segnali ci sono? Jordan Varnado sì, Jordan Varnado no? Beh, speriamo tutti ovviamente di sì. Brienza oggi ha parlato per l'occasione della presentazione delle nuove divise che poi vedremo in campo appunto a Torino,
dedicate appunto alla Final Eight, e ha detto insomma come Baryonado ha preso effettivamente una bella botta. Noi insomma eravamo lì, l'abbiamo visto, è stato a terra per qualche minuto. Inizialmente c'è stato un po' di preoccupazione da parte di tutto il palazzetto, devo dire, e poi per fortuna si è rialzato sulle sue gambe. Il problema era la spalla questa volta, e ha detto Brienza che aveva la spalla molto gonfia. È stata una botta sicuramente forte, speriamo che non ci siano insomma conseguenze peggiori, una, per esempio una lussazione o altro. Quindi ci auguriamo insomma che con una notte di riposo, ha detto è passata una bella notte, speriamo che ne passi un altro paio e che mercoledì sia in forma per poter aiutare la squadra, che sicuramente ha bisogno di lui. L'abbiamo visto perché da quando è tornato è stato sempre decisivo, quindi speriamo che sia della squadra. L'ha detto anche il coach avversario, tra l'altro, che ha fatto gli auguri a Barnato di pronta guarigione, sperando di poterlo riaffrontare subito mercoledì. Paolo, strategia o scaramanzia? Dire speriamo di affrontare Varnado, perché insomma, Varnado visto negli ultimi tempi, non so quanti coach si augurano di affrontarlo davvero. Diciamo un pochino tutte e due, sia scaramanzia che strategia. Varnado è stato un elemento basilare anche per la promozione in A1. E mi auguro sinceramente che ci sia e se lo meriterebbe di poter disputare proprio i quarti di finale, e poi non dico altro, proprio per scaramanzia. Sicuro quelli se c'è li gioca. E perché è un giocatore di altissimo livello, come d'altronde quest'anno a Pistoia ce ne sono molti, però mi farebbe piacere che la rosa sia al completo e per giocarsela al massimo di quello che possono, dare, come hanno sempre fatto d'altronde dalla prima partita. Io ero anche quest'anno alla prima partita su a Varese, mi sono emozionato subito. Sì, perché oggettivamente perdere di un solo punto a Varese con quell'appoggio di Ogbeide, che poi è stato ampiamente pareggiato perché i biancorossi hanno trovato i due punti veramente in posti e in partite in cui probabilmente nessuno se li aspettava. Chiara, per chiudere, dicevamo di Varnado, che è uno di quelli che si merita sicuramente la vetrina delle Final Eight per quello che ha fatto l'anno scorso, però sicuramente non solo lui, penso a Della Rosa, penso a Saccaggi, insomma, dietro c'è tutto un gruppo che... probabilmente ecco, questa vetrina delle Final Eight deve fare il massimo e provare a vincere, come ha detto chiaramente Coach Brienza, però proprio anche umanamente se la merita. Certo che se la meritano. Ed è giusto, insomma, cioè, vabbè, ovviamente si scontrano contro dei colossi e quindi questo si sa, però è giusto che, cioè, sì, se la meritano, E cioè, che siano vedremo. arrivati, certo, una vetrina importante, insomma, bella soddisfazione, Saremo a tifare. soprattutto, sicuramente. Sarai a Torino? No, non Non vado, sei a Torino. purtroppo. Paolo? Sì, Paolo sono a sarà. Torino. Quindi, insomma, vedremo. So, chi da casa, chi, insomma, è Sì. uscito anche oggi l'articolo su Pistoia Sport, dove poter vedere le partite, saranno trasmesse anche in chiaro. Detto questo, cambiamo parquet, andiamo di là dalla Val di Nievole, come si suol dire, passiamo a Montecatini perché Alberto, torniamo a parlare di un weekend in cui Gemma e Irons sorridono entrambi. Irons vince a Fiorenzuola, una partita sofferta, diciamo, che poi a un certo punto la squadra di Coach Barzotti ha deciso di chiudere. Natali, cioè abbiamo anche la grafica pronta, pistolero di giornata, 25 punti, 24 Radonjić, insomma, loro due i giocatori più in vista della squadra bianco-rosso-blu. Sensazione con la Libertas che ha perso, adesso è un scontro a due al vertice. Sì, in questo momento appunto con la PL Irons è lassù in vetta, e come dicevi insomma giustamente te, dopo un primo tempo chiuso abbastanza in equilibrio, poi la squadra di Coach Barzotti ha preso il largo nel terzo quarto, chiudendola poi ampiamente nell'ultimo periodo, e un'altra vittoria insomma meritata, conquistata di forza con la qualità dei suoi giocatori migliori, giustamente Capitan Natali, poi Radunic, nuovo, ormai quasi, non più quasi nuovo acquisto, ma comunque che già da quando è arrivato insomma, è sempre stato decisivo, e di nuovo oltre 20 punti, quindi si confermano insomma, una delle squadre più forti assieme appunto alle Livornesi, poi alla stessa Gemma che di fatti poi è un pochino adesso più indietro, però rimane nelle zone nobili della classifica, un altro tassello di una stagione fin qui straordinaria per la Fabo. Paolo, dicevamo, Libertas ha perso a Rieti 77-70, quindi al momento ci sono PL e Irons che corrono in testa, chiaramente ancora mancano tante partite. Pensi che sarà sfida 3 o Libertas, ecco, con questi ritmi inciampare in un sassolino può essere decisivo? Sì, qua
quando il gioco è tirato come lo è in questo momento, basta qualsiasi cosa per sbilanciare la classifica. Però io penso che l'importante è che rimangano in costanza nei primi quattro della classifica per poi fare dei playoff importanti. Anche perché le prime quattro al momento sono quattro toscane, quindi Infatti. un bel risultato. E stiamo vedendo anche parte degli highlights di Irons Montecatini che ha vinto a Fiorenzuola. Alberto, Radonjic lo abbiamo appena accennato adesso, poi sentiremo anche le parole del vice coach di Irons, Marchini, è tornato 21,4 di media, insomma, numeri importanti. Beh, sì, sapevamo che poteva essere un colpo spaccacampionato, comunque con le sue difficoltà ovviamente perché ambientare un giocatore nuovo in una squadra così ben oliata come era Irons anche in precedenza al suo arrivo, non sapevamo che non sarebbe stato facile, però sembra insomma, che Barzotti, lo sappiamo insomma, quanto sia bravo e competente, ci sia riuscito in poco tempo. Radonjic sta diventando insomma, sempre più fondamentale, è un giocatore completo, a fisico, a tiro, anche da media e lunga distanza e si sta insomma imponendo subito come uno dei giocatori più importanti del campionato. Quindi è sicuramente un colpo che ha alimentato le già grandi aspettative e le ambizioni di una squadra che insomma ha messo in chiaro di voler provare a arrivare fino in fondo. E con questo, prima di poi collegarci a Gema, andiamo a sentire le parole del vice allenatore degli Aironi, Alessio Marchini, che ha parlato così sulla pagina social della società dopo la vittoria a Fiorenzuola. Abbiamo fatto i primi due quarti, diciamo, in equilibrio, in cui abbiamo fatto qualche errore rispetto a quello che avevamo preparato, abbiamo lasciato qualche tiro di troppo da 3 punti, abbiamo fatto qualche piccolo errore sulle caratteristiche. Poi nel terzo quarto abbiamo stretto le maglie in difesa e si vedeva dalla panchina proprio la loro difficoltà a trovare delle soluzioni, a muovere la palla. E siamo riusciti, io dico, a soffocare l'attacco avversario perché li abbiamo costretti a giocare fuori da quelle che erano le loro tracce e le loro caratteristiche. E dopo le parole di Marchini, Paolo, vengo da te per fare una piccola analisi del calendario. Chiaramente si fa per parlare, per analizzare. Prossima partita, Irons in casa contro Piombino, Gema in trasferta contro la Libertas Livorno. Paradossalmente, le due termali si potrebbero fare un regalo a vicenda, perché Irons fermando Piombino aiuterebbe Gema, neanche a dirlo, Gema vincendo contro Libertas manderebbe eventualmente Irons a più 4 sulla seconda, insomma, ecco, ci potrebbe essere uno scambio di regali, speriamo. Sì, mi auguro proprio di sì, perché noi tra l'altro siamo anche sponsor degli Irons, perciò mi auguro che la Gemma ci faccia questo regalo. È strano, sentir dire sponsor Pistoia Basket e Irons Montecatini. D'altronde io penso che lo sport sia bello proprio per questo. Io mi diverto a vedere giocare questi ragazzi sia in Serie B che in Serie A e sto vedendo il massimo da tutte e due le squadre. Perciò lo scopo che noi volevamo raggiungere lo stiamo raggiungendo in pieno per valorizzare il nostro marchio. Mi auguro che gli Irons, anche lì per scaramanzia sto zitto, Mi auguro che gli Irons. basta, e, anzi, dobbiamo, che è diverso, no, a parte gli scherzi. Comunque, lo sport, specialmente il basket, è un gioco molto veloce, è un gioco dinamico. È un gioco che è facile da guardare e anche a chi non se ne intende riesce a regolare emozioni. Quindi, insomma, la speranza è che vadano bene tutte, e poi chiaramente, giustamente, in prima persona fare dei lati tecnica, c'è cioè Irons e Pistoia Bravissimo. Basket a cui siete particolarmente vicini. Stiamo vedendo le immagini di Gema, Alberto, che ha avuto una partita, diciamo, abbiamo visto l'analisi su Pistoia Sport, che diciamo, ha fatto uno sforzo quanto bastava, ecco, QB, per portare a casa i 2 punti, che comunque poi è l'obiettivo finale. Primo, secondo e quarto quarto in equilibrio, nel terzo periodo hanno deciso di chiuderla, 22-13 di parziale, insomma è andata così, 3 uomini in doppia cifra, Pirani, Mastrangelo e Mazzantini. E adesso, ecco, le inseguitrici sono già a 2 punti, un pochino le ha staccate e poi spera magari nel regalo di Irons nel turno infrasettimanale di mercoledì. Sì, un andamento simile forse a quello degli Irons come partita. Anche loro dopo un primo tempo in equilibrio, poi nel terzo sono riusciti a prendere
il largo e a vincere, insomma, con scarto e con merito, comodamente, diciamo, nell'ultimo periodo. Affrontavano una squadra come Salerno che milita, di fatto naviga nei bassi fondi della classifica, però ci voleva, insomma, questa vittoria per Gema che doveva un po', risalire anche dopo gli ultimi risultati non sempre positivi. E una conferma, insomma, della forza del gruppo. Giustamente sottolineavi i tanti giocatori in doppia cifra, un Mazzantini ritrovato, insomma. È una squadra che dimostra, insomma, di avere proprio nel gruppo la sua forza, l'abbiamo sempre detto. Sono anche loro un gruppo molto affiatato e chiaramente, ecco, una vittoria di questo tipo in una giornata che ti permette di prendere un po' di vantaggio anche sugli avversari, sicuramente fa bene al morale, oltre che poi alla classifica. E la soddisfazione chiaramente è tutta, anche quella di coach Del Re. Andiamo a sentire le parole dell'allenatore dei Leoni al termine della vittoria casalinga di Gema. Sì, siamo partiti contratti e questo si è visto dal numero di tiri sbagliati da sotto, che abbiamo sbagliato almeno 8 appoggi abbastanza facili. Terzo quarto siamo rientrati dagli spogliatoi con un'altra faccia, abbiamo difeso meglio, abbiamo corso di più, abbiamo provato a muovere la palla anche il primo tempo, ma il secondo probabilmente ci è venuto anche meglio, che sono le cose che ci fanno più forti. Quindi sì, magari non sarà stata esteticamente bellissima, ma interessava il risultato, era importante anche per riprendere fiducia, per togliersi quest'ansia, quest'uggia che a volte ci prende. Sì, siamo partiti. Punto di scambio di favori che potrebbe arrivare nel turno infrasettimanale del 14 febbraio. Ricordiamo quindi che Gema andrà a giocare a Livorno contro la Libertas, che è caduta, ricordiamo, in questo weekend a Rieti 77 a 70. E adesso vedremo se poi quindi Libertas ha perso un attimino la bussola o se è stato semplicemente quella che si suole chiamare buccia di banana. Gema sarà l'esame di maturità, ci auguriamo chiaramente per la squadra di Coach Del Re che possa trovare i 2 punti così come per tutte le altre squadre di cui abbiamo parlato fino a questo momento. Detto questo, non mi resta che ringraziare gli ospiti in studio con noi, grazie Paolo, grazie Chiara. Grazie a voi. Grazie Alberto, ci risentiamo presto, tanto sui Grazie. canali di Pistoia Sport. Un piccolissimo break pubblicitario e poi torniamo subito in diretta per parlare del calcio.
Siamo tornati in diretta, amici di Pistoia Sport, ben ritrovati dagli studi medici di Medcare, parterre cambiato. Come al solito, due giornalisti della redazione di Pistoia Sport e un ospite per la prima volta telefonico. A breve andremo a svelare anche l'identità, anche se chi ci segue sui social già lo sa, Michele Flori, Andrea Gherardini della redazione di Pistoia Sport. Ciao ragazzi. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, prima di passare al nostro ospite, Michele, una battuta rapidissima. Pistoiese e Aglianese hanno giocato le amichevoli, ci sono Ecco, come sono andate e se ci sono delle novità in pentola? Sì, per la Pistoiese più che novità, diciamo, c'era bisogno di trovare delle conferme, non tanto nel risultato trattandosi di un'amichevole, quanto nel rodaggio, nella creazione di questa nuova squadra, diciamo, che è stata composta. La Pistoiese ha perso l'allenamento con la Sangiovannese per 0-2, per quanto si possa parlare di sconfitta, ecco, in un amichevole, perché insomma, ecco, il risultato è l'ultima cosa che conta, però Mister Parigi ha approfittato per testare un po' tutti i giocatori della rosa, che ricordiamo, insomma, si è allargata anche ultimamente con due nuovi innesti, un difensore Masi, un giovane trequartista proveniente dalla Reggiana, Sabar. Quindi ecco, la Pistoiese sicuramente sta ancora facendo delle prove, perché deve ancora capire qual è la sua vera identità, in attesa poi del match di campionato contro il Mezzolara, che domenica sarà molto importante, perché è un vero e proprio scontro diretto. L'Aglianese, Andrea? Sì, l'Aglianese ha giocato sabato contro il Grosseto, ha pareggiato 0-0, un risultato che comunque, insomma, vabbè, l'amichevoli conta il giusto, era importante per Baiano, insomma, usare tutti gli effetti della rosa, tant'è che poi effettivamente sono state fatte tutte le sostituzioni, anche provare un po' di nuovi schemi a centrocampo, dato che Remedi è stato espulso contro il Sant'Angelo, salterà 3 giornate, quindi c'è necessità di cambiare qualcosa, quindi diciamo anche in vista del ritorno in campionato poteva essere una buona occasione. Poi l'Aglianese, insomma, ha giocato per tutto il secondo tempo in Superiore d'America, ma non è riuscito a segnare. Comunque, insomma, il risultato è un amichevole, conta il giusto. Ecco, e passando invece al campo vero e proprio, andiamo a salutare in diretta con noi, in collegamento telefonico, mister Alessandro Gambadori. Ciao Alessandro, ci senti? Ma sì, vi sento benissimo, buonasera a tutti, grazie dell'invito e felice di essere il primo insomma, a livello telefonico per la trasmissione. Assolutamente, vuol dire che funziona, ci siamo, i mezzi tecnici ci stanno supportando, quindi al momento va tutto bene, non diciamo niente. Allora, mister Alessandro Gambadori, che è ex Casalguidi, era stato con noi l'anno scorso in radio per chi già ci seguiva nella passata stagione, quest'anno eccellenza, girone B con la Lastrigiana, 13ª posizione fino a questo momento. Allora mister, partiamo dall'inizio, chiaramente c'è stato questo trasferimento in estate, innanzitutto ecco, come sta andando a livello personale, come è andato l'ambientamento in questo nuovo ambiente? Sì, diciamo che è stata, insomma, una scelta fatta all'inizio, come ben sapete, poi avevo bisogno di confrontarmi con una realtà diversa dopo 5 anni, e devo dire che per me è un'esperienza fantastica, perché l'eccellenza è veramente un bel campionato e il girone nostro attuale è veramente difficile, tutte le domeniche ci sono partite difficili, che nascondono delle insidie, non sono risultati scontati, quindi il livello è molto alto, il livello è molto alto. Noi stiamo facendo, secondo me, un bellissimo percorso insieme alla società, al direttore, al mio staff, perché è una squadra completamente nuova, costruita da zero, con tanta gente magari che si affaccia alla categoria per la prima volta, e anche io, perché l'eccellenza non l'ho mai fatta, quindi problematiche sul campo le troviamo ogni domenica, cerchiamo di aggiustare il tiro, però veramente mi sto divertendo e niente, quindi bisogna continuare su questa strada. Ecco, mister Gambadori, che però, collegamento telefonico, ricordiamolo, diciamo non sei stato l'unico a fare il percorso Casalguidi-Lastrigiana in estate. No, non sono stato l'unico, perché chiaramente è stato prima il direttore, grazie a lui che io e il mio staff siamo potuti affacciarci all'eccellenza, e di conseguenza abbiamo scelto i 4 ragazzi che avevamo a Casalguidi, e che stanno lottando e dimostrando di piano piano di guadagnarsi la categoria.
categoria, poi questo sarà in base al nostro obiettivo, se lo raggiungiamo o no, insomma, dirlo se l'abbiamo guadagnato, però ci stiamo impegnando con passione, con dedizione a raggiungere questo traguardo che per noi sarebbe veramente, non ti dico come vincere un campionato, ma quasi. Vabbè, comunque l'obiettivo è quello, chiaramente. Stavo guardando un po' il rendimento di quello che è il vostro campionato. Fino a questo momento vedevo 10 punti fatti in casa, 2 partite vinte, 15 fatti in trasferta. Ecco, come te lo spieghi? Non so se c'è una motivazione di questo rendimento migliore in trasferta o meno. Ma sono... Il calcio a volte non c'è logica, non c'è spiegazione. Noi sicuramente... A volte il nostro campo ci vantaggia, altre volte ci svantaggia. Diciamo che sicuramente a livello di numeri e statistiche fuori casa riusciamo a rendere meglio, sicuramente perché siamo una squadra che abbiamo bisogno di spazi, perché abbiamo magari gente più predisposta per un campo largo che magari un campo stretto come il nostro in casa, quindi potrebbe essere questa la chiave, ma poi a volte ci sono delle domeniche che smentiscono i fatti, quindi diciamo che dobbiamo migliorare il rendimento in casa perché quello conta. Ecco, ti faccio l'ultima domanda, poi ti lascio anche a Michele, che chiaramente di calcio se ne intende sicuramente più di me. Ora ci avrete uno scontro diretto a tutti gli effetti in questo weekend con Sport Club Asta, che sono a 25 punti insieme a voi. Quindi, alla luce di quanto detto, sei contento di giocarlo in trasferta o l'importante è giocare e vincere? Sono contento di giocare uno scontro diretto, sappiamo l'importanza e poi che sia in casa o fuori casa poco importa, quindi noi cerchiamo sempre di fare le nostre partite e cercare di vincerle, quindi o che sia in casa o che sia fuori la strategia è sempre più o meno la stessa, può cambiare qualcosa in base agli avversari oppure alla settimana, però ecco, sono davvero felice di giocarmi questo scontro diretto perché forse 2 mesi fa era, non ti dico impensabile, ma forse difficile, perché eravamo in una posizione più bassa, non riuscivamo a vincere le partite, poi piano piano ci siamo aggiustati, perché come ti dicevo la categoria è nuova per me, è nuova per tanti miei ragazzi, abbiamo una squadra prevalentemente giovane, solo quest'anno abbiamo fatto esordire dal settore giovanile comunque 6 ragazzi, di cui un 2006 che l'anno scorso faceva gli allievi nella Lastrigiana e quest'anno per la prima volta ha saltato anche la Juniore e si è venuto direttamente in prima squadra, quindi tutto questo mi riempie di orgoglio per me, per la società, per la squadra, perché sappiamo di andare ad affrontare uno scontro diretto che sarà bellissimo. Mister Alessandro Gambadori, allenatore della Lastrigiana, una domanda da parte di Michele. Ciao mister, senti, se era una cosa a ampio raggio, parlavi dei giovani, una domanda su me interessante, anzi un aspetto interessante che ti chiedo, Lastrigiana è una società da sempre attenta al settore giovanile, ha vinto anche un titolo importante con gli Under 17 3 anni fa, se non sbaglio, un titolo nazionale appunto, e mi parlavi appunto di quanto anche quest'anno stiate dando spazio ai giovani. Ti chiedo quindi, per te che anche a Casa Guidi hai curato molto anche il settore giovanile, insomma lo sappiamo, per diversi anni sei stato uno degli artefici, diciamo, di quelli che curava anche la parte dei ragazzi più giovani, ti chiedo quanto è importante aver ritrovato anche in questo percorso alla Strassigna l'importanza dei giovani, ecco, quindi ti chiedo quanto apprezzi anche il fatto che la società voglia puntare come mentalità, come spirito sulla linea verde. Apprezzo molto perché io ho fatto un percorso da calciatore, ho avuto la fortuna, bravura di farlo poi diventare un lavoro e so cosa passa un giovane per la testa, quali sono, mi piace curare questo anche dettaglio, aspetto, chiamiamolo così, del giovane ambizioso, forse
è quello su cui io punto molto, perché oggi come oggi è difficile trovare giovani che abbiano un'ambizione particolare di arrivare a grandi livelli, ma ci sono tanti esempi negli ultimi anni che dall'eccellenza, promozione, tanti giocatori oggi arrivano in Serie A, ma quello lo puoi fare se hai una società che dà la possibilità all'allenatore di sbagliare, di lavorare con i giovani, di non chiedere solo il risultato, ma passare attraverso un percorso. Quindi la Lastrigiana su questo è attenta e a me piace lavorare con i giovani. È chiaro che poi il posto se lo devono guadagnare, perché io non regalo niente, non è che prediligo la linea verde o, cioè, me, secondo me il giovane deve dimostrare, poi se è forte che ben venga, non guardo l'età, perché come ho detto prima ho fatto esordire un ragazzo che aveva ancora 17 anni, quindi meritava di giocare e sta giocando con continuità e così come altri della nostra rosa, quindi mi piace tantissimo Michele questa linea dei giovani, ma ripeto, non è facile, perché deve avere comunque una società che crede, ma che ti lascia anche perdere delle partite a volte, perché i giovani non hanno l'esperienza della partita, nelle letture, quando soprattutto nel girone di ritorno i punteggi valgono doppi, il giovane magari, se la squadra non gira, ne risente ancora di più. Non ha... Il primo a fare questo, certo. Mi sa, probabilmente. Quindi adesso c'è anche Andrea Gherardini, sempre della nostra redazione. Vai Andrea. Allora, intanto colgo l'occasione, ecco, esatto, per salutare il mister. Ciao mister, che adesso che ha fatto il salto, non lo vedo più sui campi di promozione, scende la lacrimuccia perché manca un po' della sua verve. A parte gli scherzi, mister, insomma, diciamo prima, ecco, del tuo passaggio in estate dal Casaguidi alla Lastrigiana, che ha comportato anche il passaggio appunto di questi giocatori, ancora prima il passaggio degli Estigrani. E quindi ti chiedo, quanto è cambiato il tuo approccio all'allenamento, alla partita, alla domenica, alla vita dell'allenatore con questo salto? Perché in realtà l'impianto, o almeno una parte dell'impianto di questo programma, l'hai portato, l'hai ereditato da Casaguidi, quindi ti chiedo se hai continuato, diciamo, questo percorso, oppure, diciamo, per necessità tecniche, tattiche, di difesa di categorie, di giocatori, hai dovuto stravolgere un po' anche i tuoi metodi? No, avrei voluto magari cambiare qualcosa, abbiamo provato, poi come ogni anno, come sono i risultati, no? che ti danno certezze, incertezze, quindi diciamo che abbiamo fatto un po' un up and down, come si dice, e poi per trovare un certo equilibrio, quindi siamo passati attraverso degli errori, sempre sicuramente, perché si passa sempre attraverso quelli, per cercare di migliorare, ma la strategia più o meno è sempre stata la stessa. Ho portato avanti la mia idea di calcio insieme ai ragazzi che avevo qui a Casalguidi, cercando di continuare su quella linea, perché credo che in questi campionati, poi dipende dalla rosa che uno ha, ti devi sapere adattare alle insidie, alle partite, a chi hai di fronte, quindi ho continuato semplicemente sul mio credo, sulla mia idea di calcio. Mister, in chiusura una domanda, sempre guardando un attimino al calendario. Adesso dicevamo dello scontro diretto contro Asta, poi avrete Pontassieve, Scandicci e poi di nuovo Rondinella, quindi diciamo tre scontri diretti a tutti gli effetti. Quanto secondo te si decide del vostro campionato nelle prossime quattro partite? Ma diciamo che ci giochiamo una buona fetta di campionato. Quello che io ho sempre detto ai miei ragazzi, all'ambiente, che io sono pronto a tutto, quindi non voglio arrivare a queste partite con tensione particolare. Io sono pronto a tutto, come ho detto prima, due mesi fa, tutti per spacciati, ora siamo lì che lottiamo con gli scontri diretti, quindi il calcio a volte non ha logica, a volte è imprevedibile, quindi
Siamo pronti ad affrontare una partita alla volta e iniziamo da quella di domenica che è di fondamentale importanza. Ci arriviamo, secondo me, anche consapevoli ieri di aver fatto una grande gara contro la seconda, terza forza del campionato e a mio modo di vedere il girone del Terranova è pari livello quasi al Siena e abbiamo quasi sfiorato, insomma, la vittoria perché vincevamo 1-0 a fine primo tempo, poi abbiamo preso purtroppo due gol in 5 minuti e ci hanno condannato alla sconfitta, ma sono ancora più consapevole della forza dei miei ragazzi, della voglia e dell'entusiasmo per giocare e arrivare pronti alla partita di domenica. Mister Alessandro Gambadori, una battuta rapidissima in chiusura, proprio domanda risposta secca. Siete nel girone del Siena che sta facendo un campionato straordinario. È la squadra che ti ha impressionato di più vedendola fino a questo momento? Sì, ci sono diverse squadre che mi hanno impressionato, anche quella di ieri è veramente una squadra forte a livello di rosa. Come si suol dire, hanno due squadre e il Siena impressiona a livello di individualità, impressiona perché non ha perso una partita, quindi stanno facendo un campionato straordinario e gli va fatto complimenti come alle altre, come il Terranova che stanno lottando, lo Scandicci, perché comunque sono squadre organizzate, sono squadre fatte per fare determinati campionati, ma sicuramente il Siena dimostra di avere qualcosa in più rispetto agli altri. Perfetto, grazie mille mister, grazie davvero di essere stato con noi, in bocca al lupo, ci risentiamo presto, speriamo, incrociamo le dita, facciamo gli scongiuri con l'obiettivo in tasca, ti auguriamo una buona serata e ci sentiamo presto. Grazie a voi, un buon lavoro. Ciao, ciao mister. Detto questo, ragazzi, siamo tornati in diretta, piccolo spot pubblicitario, Andrea non ti muovere, rimani con me perché passiamo dal calcio al futsal, abbiamo ancora tanti argomenti da sviscerare, rimanete con noi, piccolissima pubblicità e poi è finita la settimana di Sanremo e poi torniamo in studio per la terza fascia di Pistoia Sport Live. Eccoci tornati in studio, ben tornati qui dagli studi di Med Care di Pistoia. Andiamo avanti con gli argomenti. Se c'è un pallone che rotola c'è Andrea Gherardini. Siamo passati dal calcio, dicevamo, al futsal. Abbiamo con noi Vasile del Futsal Pistoia, benvenuto. Grazie. Allora Sebastian, classe 86, capitano del Futsal Pistoia, una stagione che sta avendo qualche difficoltà, è arrivato il primo successo, quindi partiamo chiaramente da questo. Sicuramente è stata una bella liberazione per te e per la squadra. È stata una liberazione, detto bene. Siamo contenti, era una partita abbordabile, per la prima volta diciamo forse abbiamo trovato qualcuno che sulla carta potesse essere a livello nostro. Siamo partiti, come sappiamo tutti, con una squadra abbastanza sperimentale, per così dire, per rimettere in sesto un po' quello che la stagione di Serie A ci aveva diciamo tolto, tra virgolette, e siamo felici che sabato abbiamo fatto una buona prestazione senza spingere troppo sul gas, abbiamo amministrato bene secondo me,
senza rimanendo attaccati con la testa alla partita, abbiamo sbagliato poco e è arrivata una bella vittoria 7-3. Ora abbiamo visto la classifica, chiaramente il campionato ancora è da finire, la forbice al momento resta lunga, però ecco, ti chiedo, per quello che hai visto, non so, per quanto dicevi anche della squadra, per quello che l'hai vissuta, potrebbe essere magari una piccola scintilla? Sicuramente la mia speranza è quella che, dato che comunque i campionati si giocano una partita alla volta, senza stare a fare troppi calcoli, se già sabato riusciamo a fare altri 3 punti, ed è quello il nostro obiettivo, deve essere forzatamente quello, possiamo dare quella spinta ulteriore, no? di consapevolezza e di fiducia per poi giocarsi ad accorciare questa forbice che ci separa dalla terz'ultima e cercare di agguantare un play-out che per noi sarebbe una roba meravigliosa, perché una squadra che arriva 8 partite dalla fine con 0 punti, poi va a agguantare un play-out e lo vince matematico. Chiaro, quindi l'entusiasmo sarebbe alle stelle. Andrea, se hai qualche domanda, poi anch'io c'ho ancora qualche curiosità. Sì, no, ovviamente diciamo, ripartiamo, come ha detto Giacomo, dalla vittoria dello scorso weekend, Sebastian. Può essere banale, ma diciamo, cos'è che ha funzionato che le altre volte non aveva funzionato? Ovviamente c'è anche l'avversario, come hai detto te, diciamo, l'Alto Vicentino non è propriamente una corazzata, però evidentemente è cambiato o è migliorato qualcosa anche in voi, perché di fatto le altre volte era finita male, stavolta invece è finita bene. Quindi che cos'è che hai notato di diverso nella squadra? Ma sappiamo che ci sono stati degli interventi che sul mercato ci hanno rinforzato notevolmente, il ritorno di Galindo, l'acquisto di Oseca e Pelé. Tutti i ragazzi spagnoli, tutti i ragazzi che si sono integrati bene a livello caratteriale con lo spogliatoio, ed era quello che ci aspettavamo e si aspettava anche Simone Ragazzini, che ha lavorato a questo. E devo dire che non c'è qualcosa che ha funzionato più delle altre volte, sinceramente, nel senso che comunque i valori in campo sono importanti in questo sport maggiormente che nel calcio. Quello che te sei a livello di valore assoluto spesso si riflette sul risultato. Noi siamo cresciuti ovviamente con l'arrivo di questi ragazzi soprattutto nell'allenamento, e quindi anche chi fino ad ora ha tirato la carretta ha aumentato il livello, ha assolutamente aumentato di livello, e io sono contento perché è già da un mesetto e mezzo che è tutto un altro ritmo di allenamento, e quindi secondo me, se vogliamo trovare qualcosa che è cambiato e che ci ha dato la spinta poi nella vittoria di sabato, è proprio probabilmente il ritmo, probabilmente l'allenamento che è cambiato e il livello che si sta alzando per chi ha iniziato questa stagione e sarà il futuro di questa società. Cioè, quando abbiamo iniziato la stagione sapevamo che sarebbe stata una sofferenza, però l'obiettivo era quello di formare i vari Frosini, Fedeli, Spalti, Grazzini, tutti i ragazzi che del territorio, Melani non lo cito neanche perché era con noi già l'anno scorso, però tutti i ragazzi del 2000, 2002, 2003 che hanno e stanno maturando un'esperienza, Malucchi, Panattoni, due portieri che stanno facendo benissimo, mi scordo sicuramente qualcuno, però è per dire che la base di questa società, il futuro di questa società saranno loro, quindi questa sofferenza di quest'anno che potremmo trasformare in una grandissima salvezza, comunque servirà qualsiasi sarà il nostro futuro. Quindi spero tutto questo rigirio di parole per dire che il nostro campionato probabilmente inizia ora, però dobbiamo guardare giorno per giorno, non pensare al passato e neanche al futuro, cioè lavorare sul giorno per giorno, come stasera che si è fatto un ottimo allenamento, per esempio. Io torno un attimo a parlare di quello che dicevi te dal punto di vista umano, anche dello spogliatoio e tutto quanto. Tu sei stato confermato dalla scorsa stagione in Serie A e dicevi sul mercato è intervenuto prendendo quello che è stato il capitano di Pistoia, Galindo. Sì. Ecco, quindi anche a livello tuo personale, trovare in spogliatoio uno che conosce l'ambiente così bene e che ha esperienza nel settore, ecco, quanto ti ha aiutato magari anche a te personalmente? Allora, con Mark c'è un grande scambio, perché lui pur avendo 10 anni meno di me, quindi diciamo l'esperienza, lui in Spagna ha iniziato sicuramente prima di me a giocare, però io già ho una 15 anni che gioco,
abbiamo un'esperienza diversa, lui ha giocato a un livello più alto perché ovviamente è partito da un livello più alto. Noi in Toscana Pistoia è il massimo del livello che può esprimere il futsal toscano, no? In Serie A2 Elite. Quindi abbiamo delle esperienze diverse, diciamo che lui ha un'esperienza di questo livello, molto più su questo livello. Io credo di poter dare a lui e viceversa ricevere da lui l'esperienza di questo livello, penso dare a lui quella che è l'esperienza della gestione umana della cosa, perché io sono stato molto peggio di lui all'età sua nella gestione dei rapporti, nella gestione dell'errore del mio compagno, e lui è già a un ottimo livello in quel senso, però a 37, quasi 38 anni credo di aver sviluppato questo che posso dare a lui. Lui sicuramente mi dà tanto in campo. È una situazione particolare sicuramente, perché anche in telecronaca spesso l'hanno chiamato capitano, quindi se io fossi un permaloso me la prenderei molto, ma in realtà non è così. Diciamo che sono felice che sia tornato lui, perché so che persona è, sapevo esattamente cosa ci poteva dare in campo e nello spogliatoio, e sono contento che anche gli altri due ragazzi si stiano rivelando dei combattenti, gente come Mark, come me, come gli altri ragazzi pistoiesi che hanno portato fin qui la carretta, e quindi abbiamo da trovare l'amalgama a livello tecnico e tattico, perché loro certo fanno, tra virgolette, un altro sport, certo, nel senso che anche individualmente hanno delle qualità individuali che possono strappare in ogni momento della gara. Però nel momento in cui riusciremo, secondo me, se riusciamo in queste tre partite a portare a casa due vittorie, noi ci si salva. Cioè, ma matematico, se troviamo l'amalgama e riusciamo a mettere insieme l'anima pistoiese con quello che ci possa andare a livello tecnico, i tre nuovi, che non sono nuovi, uno è lavato con Perlana, riusciamo veramente a salvarsi. Quindi questo. Lo auguriamo. No, ecco, io volevo chiedere a Sebastian, perché si vede dalle tue parole comunque, insomma, anche te parli da, non solo da veterano, ma anche da leader. E se appunto adesso sei affiancato da giocatori conclamati, come diciamo adesso, prima del mercato invernale eri un po' te, almeno questo è quello che si percepiva dall'esterno, confermano, a essere il leader caratteriale, tecnico, comportamentale della squadra. Quindi ti chiedo, dato che comunque l'anno scorso con una rosa ovviamente molto più forte, con obiettivi molto più importanti, magari anche il tuo ruolo era diverso, quest'anno invece sei stato veramente investito di un'autorità importante, di un onere e di un onore importante. Cioè, come è stato cambiare anche il tuo atteggiamento nei confronti dei compagni? Perché di fatto, essendo molto giovani i ragazzi con cui hai cominciato, hai una sorta di anche ispirazione maestra da un certo punto di vista. Allora, ti dico che per me non è stato tanto difficile questa stagione, ma quella precedente, perché quando te giochi 15 anni al massimo livello che la regione ti dà, perché io ho sempre giocato fra Serie C1 per vincerla e Serie B per salvarsi, no? E diciamo che è il nocciolo del futsal toscano, si sviluppa fra la Serie B e la C1, no? Tra l'altro io, venendo da Livorno, sono anche lontano da realtà importanti, mm-hmm, quindi non ho mai avuto grosse possibilità di mettermi alla prova più in alto. Sono sempre stato un giocatore che giocava tanto, che comunque le caratteristiche, diciamo, di rompiscatole. Non voglio parlare di leader per conto mio, no, però, certo. Però ti dico, ho sempre avuto questo sulla schiena delle squadre in cui ho giocato, quindi trovarsi a 36 anni l'anno scorso a giocare la Serie A e giocarla con la mentalità di un professionista, lavorando, quindi facendo professionista nella vita e facendo professionista nello sport, allenandosi 8 volte, conquistandosi ogni minuto, facendo tanta panchina, giocando sperando solo di fare un minuto in un campionato per dire ho giocato in Serie A, e poi giocare invece 15 partite giocandole, cioè, certo, giocando una decina di partite, minuti veri, rubandoli agli altri. Cioè, per me quella è stata diciamo una grande vittoria,
e per me è più normale trovarmi con una banda di disgraziati e fare da chioccia. Quello è più normale per me che mettersi al servizio di tutti gli altri. Però è stato entusiasmante l'anno scorso poter giocare con dei giocatori anche come Mark, certo. Come Ghina, come Avironi, come Bebetigno, sì, che sì, affrontiamo tutti. Sabato, dei campioni come Miguel Weber, come tutti gli altri italiani, Marco Belloni che sta facendo benissimo, Ugas, Degan, Restaino, tutti ragazzi che mi hanno insegnato qualcosa a quel livello. E per me, ripeto, per me è molto più semplice fare quello che faccio quest'anno rispetto a ingoiare, essere pronto anche solo per un minuto, stare a ballare con le gambe in panchina e aspettare il mio momento e cercare di fare meno errori possibile. Però, insomma, per me sono è belle tutto entrambe, bello. Sono belle entrambe le ore. Dicevi appunto che di questa tua dimensione che avevi fatto tra la B per salvarsi, la C per vincerla, l'hai vinto a Fucecchio, la C, se non sbaglio, 2 anni fa. Allora, a Fucecchio abbiamo vinto i playoff nazionali. Per esatto, sì, esatto. E poi hai assaggiato anche hai toccato con mano, dicevi, la Serie A. Adesso sei in questo limbo di mezzo della 2 Elite, che è questo nuovo campionato. Ecco, quindi chiedo le sensazioni in generale, al di là di Pistoia, di quello che vedi proprio sul campionato. Cioè, si avvicina più alla A, si avvicina più alla B, alla 2, scusami? Allora, senza stare a guardare i nomi a due, vedendo, diciamo, okay, chiamandolo come secondo livello, io ho giocato diversi anni nel terzo livello nazionale, ti dico che è più vicino al primo livello nazionale per un discorso di individualità, okay, e anche di ritmo, ovviamente. La differenza, se sai di questo sport, la differenza è che in Serie B, nel terzo, quarto livello di questo sport, fai le cose in 3-4 secondi. In questo livello le fai in un secondo, in Serie A le fai in mezzo secondo. Quindi, fondamentalmente, come penso nel calcio ad alti livelli, è questione di ritmo. Cioè, tutti sanno battere una punizione nel 7, anche i terzini, in Serie D e in Serie A. La differenza sta nella mentalità e nel ritmo. Cioè, nel cervello, in quanto sei concentrato, e nel ritmo con cui fai le cose. Lo sport è bellissimo perché ti dà un'adrenalina. Il nostro sport è fantastico perché... Il vostro è molto veloce. È velocissimo, cambi decisione in una frazione di secondo e può essere fatale per te o per gli altri. Cambia tanto. I tempi di gioco, fondamentalmente. Hai fatto accenno prima, ora sabato ci sarà un altro scontro diretto contro Mestre. Sicuramente dal punto di vista dello spirito, mi dicevi, cercate 2 vittorie nelle prossime 3, ci arrivate col vento in poppa, perché poi mi immagino che quando arriva una vittoria dopo un digiuno così lungo, mi immagino, ecco, che adesso, soprattutto per dei ragazzi così giovani, ci sia veramente la voglia di mangiare il parquet. Sì, l'ho vista già stasera, soprattutto in quelli che hanno giocato poco o niente sabato. Sabato, essendo una partita tesa, si è ruotato in meno persone e ho visto una bella reazione da chi era stato impiegato poco. Mi sembra di parlare da allenatore, però in realtà è l'esperienza che mi fa parlare, certo, in questo senso. Sono felice di averli visti così, spero che anche domani e dopodomani sia così. E detto questo, ci arriviamo carichi. Sappiamo che in una maniera o nell'altra, con le unghie e con i denti, con un calcio in più piuttosto che in meno, dobbiamo far di tutto per vincere la partita sabato. Ci dispiace per Bebe, che gli si vuole bene, ma prenderà qualche graffio. Ci arriviamo carichi sicuramente. Vedremo, cioè non si fa drammi a seconda di quello che succede, certo, non facciamo drammi. Però sì, sicuramente faremo di tutto per arrivare a fare dei punti. Ti dicevo anche questo: già con Modena meritavamo di vincere e sarebbe stata una vittoria importante, perché Modena è quella che abbiamo nel mirino e siamo stati sopra anche di 2 gol in casa e ci è sfuggita fra le mani alla fine della partita. E quindi noi veniamo da diverse prestazioni che ci danno fiducia. Ora sono arrivati i punti, però arriviamo da un momento che stiamo andando in una direzione che è quella che possiamo prendere veramente, e faremo di tutto perché ciò accada, ecco.
Assolutamente, Andrea, c'è ancora spazio per una domanda, se vuoi in chiusura. Sì, abbiamo citato un po' tutti, diciamo, gli artefici del movimento futsal, manca il mister Emiliano Biagini, quindi ti chiedo, lui l'anno scorso era il secondo di Fratini, quest'anno si è reinventato addirittura doppio allenatore sia della squadra femminile che maschile, hai detto giustamente te delle difficoltà che c'erano anche all'inizio per i giocatori e quindi di conseguenza anche per lui, ti chiedo però quanto quindi è importante, quanta carica anche vi dà uno che comunque anche lui, insomma, in un certo senso ha partecipato alla Serie A, si trova a gestire questo doppio impegno, si è trovato a gestire una banda di disgraziati, ha detto te, insomma, un gruppo nuovo. Certo. E insomma, lui è rimasto, rimane tuttora, immagino che insomma il suo peso sia importante. Allora, intanto proprio perché ho giocato 15 anni, ti posso dire che ho visto tanti allenatori e Emiliano è uno dei migliori che ho avuto, perché comunque ha visto questo sport a tutti i livelli, ha seguito da vicino l'anno scorso la prima squadra, quindi ha un'esperienza importante e nonostante caratterialmente sia un burbero e quindi magari dall'esterno possa sembrare uno un dittatore, in realtà è una persona che sa ascoltare e ovviamente con i limiti che possiamo avere tutti noi, certo, sta cercando di fare il meglio per la squadra. Il doppio impegno è faticoso, è faticosissimo, me ne rendo conto perché lui tutte le sere è impegnato e tutti i giorni della settimana è impegnato o con noi o con le donne, quindi anche lui avrebbe bisogno un po' di pausa, no? Quando un giocatore lo mette in panchina avrebbe bisogno un po' di tirare il fiato e dire ah, stasera non ci si allena, e invece no, gli tocca. Noi siamo diciamo felici che lui stia dando tutto quello che può alla causa, ha avuto il merito di reinventare Patetta da centrale, visto che eravamo troppi, l'ha messo pivot, è già a 5 gol in Serie A 2 Elite, un ragazzo che comunque ha quasi sempre fatto il centrale di difesa, quindi insomma ha avuto anche diverse intuizioni importanti, dovendo gestire della gente, certo, che era comunque magari doppi ruoli, chi veniva dal calcio, chi veniva da delle giovanili, e quindi secondo me ha fatto un discreto lavoro finora, ora viene il bello, ora, perché c'ha da mettere in mano. Anche lui si voleva divertire a modo. Su i ragazzi che aveva e su dei nuovi giocatori che sono importanti sia tecnicamente che caratterialmente, quindi dovrà essere bravo a portarci nella direzione che abbiamo preso e continuare a guidarci in questo modo, sempre meglio, via. Sempre, questo sì, ce l'auguriamo, tanto detto tutto Sebastian, grazie davvero di essere stato con sono noi. Io sono prolisso, scusate. Grazie, no, ma io sono peggio di te, quindi se noi siamo avanti tutta la notte, e ringraziamo il Futsal Pistoia per lo spazio insomma che ci ha concesso, grazie Andrea, ringraziamo la regia di Vittorio Ugo Cecchi, da Pistoia Sport Live, da Giacomo Mazzanti è tutto per questo lunedì, ci sentiamo come sempre tra 7 giorni, ma vi ricordo l'appuntamento di mercoledì 14, sempre sui canali di Pistoia Sport. Buonanotte a tutti.